Ciao a tutti ragazzi, allora oggi nuovo video, sono un po' sfatta, l'ho capito perché è la terza volta che ricomincio, quindi se dico cavolate ignoratemi, comunque questo qui è il video in cui vi mostro i miei regali di compleanno. Premessa premessa, allora l'ho chiesto prima di fare questo video su Facebook, se vi poteva interessare, vi ricordo che la pagina sta sempre sotto il link per andare alla mia pagina su Facebook, molti mi hanno detto di sì, non è assolutamente un video per vantarsi dei regali che ho ricevuto, ma è un video così carino per condividere con voi queste cosine, anche perché non sono niente di che alla fine, sono proprio cosine che mi rendono tanto felice perché sono cose che comunque volevo, però non è chissà che non mi sto vantando chissà di cosa. Allora, partiamo subito con i prodotti MAC, perché questo compleanno finalmente ho ricevuto i miei primi prodotti MAC. Prima parto con quello che mi hanno regalato i miei genitori, perché i miei genitori in realtà di solito mi fanno regali un po' più grandi, diciamo, questo è un paint pot. Però quest'anno è successo un po' un patatrac, praticamente pochissimi giorni dopo aver registrato il What's on my iPhone, il mio iPhone è caduto così, di faccia, e si è frantumato lo schermo, ve lo mostro così vedete condividere, non so se siete... Ah, oh, che bello! E quindi i miei genitori mi pagheranno il nuovo schermo quando mi deciderò di portarlo in assistenza. Però mia mamma, per farmi contenta, il giorno del mio compleanno mi ha fatto trovare, quando sono tornata da scuola, un regalino e mi hanno regalato, lo sapeva che lo volevo perché spesso capito in giro con lei a fare shopping in giro e siamo andati da Coin un giorno e c'era la Mac e appunto gli avevo detto che mi piaceva questo qui. Questo qui è il Paint Pot Painterly che è troppo carino, io l'ho sempre voluto perché lo vedevo nei video delle altre ragazze e tutti lo osannano, ma è davvero carinissimo, cioè fate bene a osannarlo. È questo qui, è un color carne, ora ragazzi i colori ve li faccio vedere così un po' da lontano. Non è chissà che cosa strana e innovativa, è un semplicissimo ombretto in crema color carne, a parte che ha una tenuta fantastica perché ovviamente già lo utilizzate in molte cose, ha una tenuta fantastica sulla palpebra, non lo muove nulla, io la sera lo ritrovo come l'ho messo, ma il colore è questo beige rosato che proprio sulla palpebra annulla tutti i rossori, tutte le venuzze, dà proprio quella pelle tipo porcellana. Madonna, è bellissimo. Credo sarà un mio must have, probabilmente, cioè lo adoro. Ora devo riuscire a buttare le scatoline di MAC perché non ci sono riuscita. E poi gli altri due prodotti MAC me li ha regalati Marghe. Ciao Marghe! Tipo tanto amore, sbav con questi due. Marghe ed Elvira me li hanno regalati in realtà. Ciao Elvi, anche a te, grazie tante, però lo so che la mente è Marghe per dietro queste cose. E anche queste due cose che volevo da tanto, quindi Margherita proprio vabbè, mi conosce ovviamente, è lei che mi ha portato nel mondo del trucco, per cui sono due cose che volevo, soprattutto le avevo parlato del correttore, mi ha comprato il correttore, lo Studio Finish Concealer, questo qui, quello in crema nella jar così, che lo volevo perché mi serviva un correttore, io le avevo parlato di questo e lei insomma me l'ha comprato, ha comprato la colorazione NC15, va abbastanza bene su di me, devo dire di sì, forse ancora perché ho ancora un po' di abbronzatura, quindi è un po' chiaro in alcune parti, però bellissimo, cioè, tipo già che questo lo sto usando, non si sposta, favoloso. E l'altra cosa che mi ha regalato Margherita della MAC è un rossetto, il mio primo rossetto MAC, vabbè, i miei primi prodotti MAC, per cui anche il mio primo rossetto. Fighissimo, perché lo sa quanto mi piacciono adesso i rossetti scuri, rossi, che da quando mi sono tagliata la frangia, in realtà mi sono sempre piaciuti, ma trovo che con la frangia stiano da Dio. E mi ha regalato il Russian Red, che è un matte, questo matte qui. Guardate che cos'è, è bellissimo, è pigmentatissimo, scriventissimo, non lo muove nessuno. E poi è tipo, ah, oh, vero, rossetto MAC, tipo tanto amore, grazie Marghe, cioè sei stata favolosa, grazie, grazie. Tanto ora un po' toccherà il suo di compleanno, quindi ora mi macchingegno qualcosa e mi metto a lavorare. Allora, e poi mio fratello e la ragazza, mio fratello Paolo, ciao Paolo. Non so se vedrai mai questo video, comunque. Ciao Mari. Mi hanno regalato le cuffiette perché praticamente a me le cuffiette si distruggono, si autodistruggono, me le perdo, eccetera. Poi c'era stato un problema con le mie cuffiette Apple. Evitiamo di parlarne. E mi hanno regalato le cuffiette. Sono fighissime, sono quelle che piacciono a me piacciono quelle che si mettono proprio dentro l'orecchio perché sennò mi danno fastidio, me le perdo, eccetera. Sono fighissime, hanno anche l'avvolgicavo. Sono queste qui.
molto semplici, non hanno il microfono, però si sente veramente molto bene la musica, molto molto, mi piace molto come si sente, devo dire, e le sto usando questi giorni, e la Volgi cavo è praticissimo secondo me, perché io spesso mi si rompe l'attaccatura al jack, perché le metto in giro attaccate, non attaccate, invece così in borsa anche non si rovinano. E tra l'altro dentro avevano anche i cosini, gli affarini da cambiare per l'orecchio. Comunque, queste qua. L'altro fratello, ciao Andrea, ciao Ila, con la ragazza, mi hanno regalato invece dei prodotti molto interessanti, che magari, ecco, più inerenti alla situation, che io... una volta avevo parlato di una crema per le mani, che mi aveva dato un campioncino Ilaria, e praticamente... niente, sono dei prodotti, credo, totalmente biologici, sono di questa marca qua, io avevo tenuto il sacchettino perché ve lo volevo far vedere quanto è carino, si chiama Ino, H-I-N-O la marca, mi hanno regalato due cose della Ino, una cosa in realtà di un'altra marca, in questa confezione super carina, guardate, così era, rosa, molto 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 bella. E allora, al suo interno c'erano della Ino, appunto vi faccio vedere prima la crema per le mani, che era la confezione grande della taglia che avevo io, che del campioncino, che è una crema mani con vitamina C, pino marittimo, olio di jojoba e l'esclusiva miscela Gemma Life, che praticamente, se ho capito bene, è una miscela, è un'esclusiva di questo marchio, totalmente 99% di origine naturale. Le confezioni anche sono molto molto carine, questa qui è la confezione con la pompetta, devo dire molto utile, molto pratica. Tra l'altro questa crema per le mani ha un odore buonissimo. E poi adesso finisco quella che ho ancora su e poi la proverò, la inizierò a provare, poi più avanti vi faccio sapere. Poi sempre della Ino mi hanno regalato sì il tonico per tutti i tipi di pelle, anche questo mi serviva perché mi sta finendo l'acqua termale della Ven. Questo qui anche, bene, mi è volata la spiegazione, mi sembra molto interessante, è un tonico per tutti i tipi di pelle con pino marittimo, estratto di aloe, calendola e l'esclusiva miscela Gemma Life, che è la stessa che stava all'interno della crema. Figo, anche questo poi vi faccio sapere più avanti come mi ci trovo. E l'ultimo prodotto, che non è di quella marca ma è della Nux, è l'acqua micellare della Nux, anche questa poi la provo appena finisco la mia di Bioderma e vi faccio sapere come strucca, speriamo bene, perché insomma sembra molto, promette bene, con i petali di rosa, quindi dovrebbe avere un odore di rosa, infatti sa di rosa, a me l'odore di rosa piace tantissimissimo. Poi vediamo un attimo, Annalisa, ciao Magnipuz, che è la mia più cara amica, che non ho ancora mai fatto un video con lei, però prima o poi voglio farlo, non so se lei sarà mai d'accordo, però va bene. Oltre a farmi un regalo che mi hanno fatto tutti gli altri amici, che però non vi mostro, mi ha regalato l'enne di Lush, quindi ora io e lei abbiamo deciso che ci dobbiamo fare in questi giorni di ponte l'enne insieme. Mi ha preso quello più scuro perché si è gasata che io ho la frangetta, mi devo fare i capelli scuri, neri, e quindi basta, tu non ti decidi a farti questi capelli neri, scelgo io per te il colore. E mi ha preso si chiama il Tempo al Tempo, che è l'enne più scuro, questo qua, mi ha preso il cosone, il pacchettone, che a me piace da morire l'odore dell'enne, sa di te, sa da morire di te. E infine vi mostro invece dei due pensierini che mi ha fatto la mamma di Maria Luisa, che è la fidanzata del mio fratello Paolo, molto carini anche questi. Ui, mi devo chinare perché ho tipo tutte le borse in giro. Sono due paia di un paio di calze e un paio di calzini che vi volevo mostrare perché sono davvero adorabili e rispecchiano molto i miei gusti, devo dire. Sono praticamente i gambaletti in a pois bordeaux, con i pois, cioè rosa con i pois bordeaux, carinissimi. E mi ha preso anche le calze che trovo fighissime, che sono prente grigie con i pois neri. Aspettate che ve le apro, che io non le trovo queste cose così fighe in giro, guardate che carine, stra carine. E niente ragazze, questo qui era tutto, io spero di non starmi dimenticando niente, ma non credo proprio.
c'ho un sonno, per cui è probabile. E questo era tutto. Io spero che i miei regali di compleanno vi siano piaciuti, vi sia piaciuto che li ho condivisi con voi. Niente di che. E niente, quindi vi mando un grosso bacio. Vado a pranzare perché non ho ancora pranzato e sono le 3:00. Sono le 3:15. Vado a mangiarmi il mio amico Tacchino, il mio fedele compagno di dimagrimento. E nulla. E ci vediamo al prossimo video, che penso sia il video dei preferiti del mese o insomma via di lì, che ora girerò nei prossimi giorni che ho tempo. Vi mando un bacio, al prossimo video. Ciao ragazze!